questo testo dicendo che è diverso dai due film che sono usciti, uno recentemente e uno nel Sì. 2010. C'è la figura della mamma in più, che era solo telefonica in origine, adesso invece è presente. Beh, essendo in Italia la madre è molto più presente del solito, tant'è che appunto all'inizio si presenta come una madre che cucina e poi nella seconda parte appare in vesti completamente diverse e verrà processata proprio da noi figli, da me e da Sabrina Ferilli, che è la mia sorella. Io sono un po' il provocatore in questa commedia perché loro sono una coppia molto di sinistra, in una casa molto di sinistra, con tutti usi, abitudini e punti di vista molto di sinistra. Io sono quello che invece mi diverto a provocarli, chiamando mio figlio appunto in un modo molto di destra, ma è E una. non si può E non dire. si può dire perché è una sorpresa, però diciamo una provocazione. E ce ne saranno altre, però poi verrò punito. Verrò punito perché dopo tanti scherzi qualcun altro farà uno scherzo a me e questa è una sorpresa che dovrete scoprire venendo a teatro. La stessa domanda che ho fatto prima a Sabrina, le emozioni di recitare a teatro, la differenza che c'è da stare davanti a un pubblico, davanti a una platea rispetto a quelle del cinema? Ma sicuramente ogni sera è uno spettacolo diverso e quindi siamo un po' degli artigiani. Perlomeno noi, credo tutti, in compagnia, ogni sera ci prefiggiamo degli scopi, no? Delle mete, delle cose da migliorare, dei punti in cui potrebbero essere più divertenti. E quindi è un artigianato continuo serale. Questo naturalmente nel cinema non c'è. A volte vedi un film, ti fai anche orrore e non puoi fare più niente. Invece col teatro, la sera dopo puoi recuperare migliorando l'errore che hai fatto la sera prima. E poi è inutile dirlo, il rapporto col pubblico è ineguagliabile perché una battuta la aggiusti, la allunghi, la rapidizzi a seconda di come il pubblico reagisce, perché c'è un pubblico che ride moltissimo, un pubblico che ride con più moderazione e quindi aggiusti il tiro. In cinema no, in cinema non sai che pubblico lo vedrà, quindi reciti in maniera asettica senza sapere chi davanti allo schermo vedrà quel film. Sabrina ha puntualizzato che non si parla di politica, però tu hai detto sinistra e destra, quindi un po' di politica c'è, esiste ancora la destra e la sinistra. Questa commedia ha un grande successo proprio perché dimostra che non c'è più la destra e la sinistra. Ecco. Tant'è che viene rappresentata in 40 paesi nel mondo, quindi è un grandissimo risultato. E non si parla in maniera specifica di sinistra, ma di modi, no? La coppia di sinistra ha dato dei nomi molto di sinistra alle figlie, io appunto mi diverto a prendere in giro, ma diciamo che non è che si entra nel dettaglio su partiti o situazione politica italiana, assolutamente no. Certo, Tu prima dicevi di questa particolarità, dici ogni sera ci adattiamo, magari cambiamo qualcosina rispetto alle reazioni del pubblico, ma a te piace alle volte, magari non è il caso di questa commedia, andare anche leggermente fuori copione? no, io evito perché vado subito in palla, se cambio una battuta mi sembra come se si capovolgesse il mondo, però capita spesso che c'è un errore, una cosa non prevista, a volte la porta non si è chiusa, abbiamo detto scusa, ho lasciato la porta aperta, devi chiaramente essere sempre presente in quel momento con quello che succede, spesso capita in teatro all'aperto d'estate, per esempio, che passa un gatto in scena, può succedere qualsiasi cosa e lì c'è l'applauso sempre e quindi bisogna accompagnare il gatto e farlo uscire di scena con eleganza e con simpatia, quindi c'è sempre l'incidente, l'imprevisto. A volte lo spazio scenico è più piccolo, la scena viene ridotta e noi spesso urtiamo contro le porte, i caminetti e quando succede naturalmente ci viene anche un po' da ridere e questa è una cosa con cui combattiamo ogni sera, riuscire a non farci accorgere che stiamo ridendo mentre recitiamo. Le gâteau della maison, allora. Certo, si cucina molto e si mangia poco, purtroppo perché ogni volta che Sabrina Ferilli entra con un piatto succede qualsiasi cosa.